notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Andiamo immediatamente nell'Alessandrino. Valentina, benvenuta su GRP. Ciao. Ciao Francesca. Come stai? Molto bene, molto bene. Lo sai che la primavera mi mette in buon umore. Cioè, a chi non mette, allergie a parte. Ecco, io sono un'allergica, ma la primavera resta sempre una stagione meravigliosa, devo quello dire. Quello non è divertente. Vabbè, però passiamo oltre, anche perché ci sono cose belle. Tipo un bel festival di cui ci parli. Sì, esatto, oggi ti parlo di musica, insomma, proprio il tuo, proprio il vostro, quindi stiamo veramente a presentare un bellissimo evento che è questo Festival di Musica Internazionale, si chiama ECOS, ed è un festival che unisce musica e luoghi, la scoperta di luoghi particolari del territorio, quindi è una cosa veramente molto bella. Cioè la musica arriva in quei posti talmente intoccabili e sacri che non voglio dire, mai penseresti, invece è l'unione figa di musica e location, secondo esatto, me. Esatto, è un'occasione per scoprire dei posti nuovi che altrimenti non avresti scoperto e anche per dare un contesto completamente nuovo e molto suggestivo a questi concerti. Questo festival, il Festival ECOS, compie 25 anni quest'anno, inizia il 30 aprile, va avanti fino al 29 giugno con 20 diversi concerti che toccano dei luoghi bellissimi, dai castelli, palazzi storici, chiese, ville, musei. Vi dico giusto due date, poi le altre le andate a vedere sul sito festivalecos.it. Allora, la prima data è domenica 30 aprile, quindi questa domenica. Certo. Alle ore 17 a Casale Monferrato si esibisce il quartetto della Filarmonica del Teatro Regio, quindi una cosa veramente di grandissimo livello, in un luogo stupendo che è il Museo Civico di Casale Monferrato, che è ospitato all'interno di questo vecchio convento di metà 800, quindi davvero un concerto imperdibile, proprio bellissimo per gli appassionati. E tra l'altro l'ingresso, ho visto anche che è libero fino ad esaurimento posti. Esatto. Che male esatto, non fa, insomma. Anche quello del giorno dopo è libero fino ad esaurimento posti. È il concerto che si terrà lunedì 1 maggio alle ore 17 e che vedrà esibirsi questo pianista di fama internazionale, Roberto Plano, a Palazzo Pane a Fubine Monferrato, un palazzo nobiliare di metà 700, quindi di nuovo davvero un contesto unico, cioè l'occasione per sentire della musica straordinaria in un luogo assolutamente imperdibile che probabilmente non andresti a visitare. Ecco, sono già sul sito io, per quello so tutte queste cose, perché è molto bello, a me queste commistioni, queste unioni di cose particolari mi piacciono tantissimo. E sai, poi alla fine è tutta cultura. Certo. Davvero, si unisce una cosa all'altra e ti do l'occasione di vivere un'esperienza più ampia. Quindi davvero sono dei begli eventi che abbiamo veramente il piacere di promuovere e ospitare sul territorio. Ecco, sicura che ti piacerà. Festival ECOS, c'è il sito ovviamente, altrimenti tutto su alexala.it. Vale, grazie, a giovedì prossimo. Un bacione a tutti quanti, a giovedì. GRP.